Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Il croato ha saltato le ultime 7 partite a causa dell'infortunio alla coscia rimediata a fine settembre con la maglia della sua nazionale. A giorni speriamo di reinserire Marcelo, ha detto ieri Simone Inzaghi dopo aver centrato per il secondo anno consecutivo, il terzo da quando partecipa alla Champions nelle vesti di allenatore, la qualificazione agli ottavi. Il Marcelo a cui si riferiva è ovviamente Brozovic, out nelle ultime 7 partite a causa di infortunio muscolare. Brozovic, obiettivo rientro in Inter-Sampdoria, il croato si è infortunato lo scorso 25 settembre in Nations League, nel corso di Austria-Croazia. La risonanza magnetica di allora parlò precisamente di rottura parziale dei muscoli posteriori della coscia sinistra e di un conseguente stop di almeno un mese. Successivamente si è addirittura ipotizzato un suo ritorno nel 2023, perlomeno con l'Inter visto il mondiale di mezzo. Ma le cose non dovrebbero andare così, come raccolto da Interlive. Il classe 92 sta completando la guarigione e punta a tornare a disposizione di Inzaghi per la gara di sabato sera contro la Sampdoria del grande ex Stankovic. Brozovic, rientro senza fretta. Ora l'Inter vince anche senza di lui. È chiaro che Brozovic, in caso di rientro, sarebbe arruolabile solamente per la panchina, con concessione dei 10-15 minuti finali della partita come successo con Lukaku. La rifinitura di domani sarà decisiva in tal senso. Il ritorno del 77 potrà comunque avvenire in maniera graduale, considerato che in cabina di regia Inzaghi ha stravinto la scommessa Calhanoglu. Se l'anno scorso, in assenza di Brozovic, la sua Inter non ha mai vinto, quest'anno invece sono arrivati 5 successi, un pareggio, al Camp Nou, e una sola sconfitta con la Roma di Mourinho. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.